Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi vi mostro l'orto migliore che ho fatto in tutti questi anni di vita. Non so perché, quest'anno sta riuscendo particolarmente bene. Dai, lo vediamo qui dopo la sigla. Quest'anno, almeno per quanto riguarda l'autunno, è stato un anno abbastanza buono, fortunato, è molto mite. Siamo a metà ottobre e il giorno abbiamo ancora 22 gradi, quindi non ci possiamo proprio lamentare. La notte scende poco, quindi vi faccio vedere un po' quello che inaspettatamente mi è venuto fuori quest'anno. Ho avuto pochissimi attacchi di parassiti, ve li faccio vedere, soprattutto lumache, lumachine. Non so se avete visto il piccolo spezzone di video che avevo messo su Instagram dove si vedeva la lumaca con le uova. Stavo guardando le lattughe, sto facendo un video proprio per vedere come fare, sto mettendo la segatura e qui dentro, appena tolta, guardate cosa c'era, sta deponendo le uova nel terreno. Adesso lo allontano, è la prima volta che vedo una lumaca deporre le uova, eh. Allora, questo è il cassone delle fragole che ho trapiantato ormai un 10-15 giorni fa, si stanno riprendendo praticamente tutte. A fianco avevo messo dei cavoli, i primi sono stati colpiti da qualche, eccolo lì, da qualche lumaca. Non ho cavolaia, ne ho avuta pochissima e l'ho eliminata senza molto clamore con un po' di piretro e ho risolto per la cavolaia. Ho avuto un po' di danni, ve li faccio vedere, ma ciò che mi sta dando noia sono le lumache, ragazzi, anche quest'anno. Molto meno dell'anno scorso, complice forse anche un po' il compost che dà fastidio a loro per muoversi. Ma quelle che nascono nel terreno si arrampicano subito. Allora, qui abbiamo ancora un po' di insalate, sto raccogliendo in modo abbondante, è una grande soddisfazione. Abbiamo un po' di radicchi, qualche cavolo. Ecco, guardate, vi faccio vedere quello che vi dicevo prima. L'ho trovata poco fa e l'ho lasciata giusto per farvela vedere. Vedete? Sono quelle lumachine piccole, proprio appena nate. Se adesso la tolgo, sono queste qua, piccoline, piccoline. Allora, col piretro qualcosa ho fatto, ma ovviamente contro le lumache che hanno il guscio duro, ovviamente c'è poco da fare se non le si colpiscono nel momento in cui sono fuori. Vedete come hanno ridotto questo povero cavolo? Diciamo che questi sono stati tutti abbondantemente colpiti, ma per fortuna ho avuto la lungimiranza di mettere più cavoli in posti diversi, quindi sono riuscito un po' a limitare i danni. Per quanto riguarda i radicchi, no, non sono stati colpiti da nessun tipo di parassita. Ecco, guardate questo cassone, qui avevo le insalate in estate, ho semplicemente apportato 3 cm di compost nuovo e ho pochissimi infestanti, non le ho tolte apposta perché volevo loro far vedere. Vedete come vengono via con la radice? Quindi qua roba di 2 minuti e posso pulire tutto il cassone. Quindi questi sono bellissimi così. Qui avevo i meloni, qualche peperone e le melanzane che ho lasciato perché ora vi faccio vedere. Guardate, guardate cosa c'è qua. Guardate cosa c'è qua. Ragazzi, siamo a ottobre, non mi sta in una mano. Guardate. Queste non sono in estate, eh? Guardate che bella questa. E quindi non me la sono sentita di togliere le melanzane perché ancora il clima permette la loro crescita. Ho avuto un attacco qui di lumache e di cavolaia, ho tamponato con il piretro, anche qui. Queste sono delle piazzole vuote, avevo i meloni, li ho tolte la settimana scorsa, devo mettere ancora qualcosa. Qui era il cavolo cinese che vi avevo fatto vedere, che avevo trapiantato e questo l'ho perso completamente. Purtroppo qui non sono riuscito a intervenire in tempo e me l'hanno completamente distrutto. Adesso dovrò, eccole qua, guardate, solo lumache quest'anno. È caduta. Solo lumachine. Nonostante abbia messo la segatura, ma quelle che nascono dal terreno, ragazzi, non c'è niente da fare. Qui adesso, se riesco a salvare la parte interna, dovrò togliere tutte le foglie ormai mangiate. Dispiace, però l'ho messo anche da un'altra parte. Questo è un peperone bellissimo che devo raccogliere. Qui, come vi dicevo, ho fatto più piazzole di cavoli in luoghi diversi. Guardate, vedete come sono colpite le prime foglie, però poi quelle successive sono molto belle. Qui abbiamo delle insalate ancora molto belle, sono da raccogliere, tolgo le foglie quelle esterne. Pensate che abbiamo ancora del basilico, ho lasciato i fiori, me li porto fino all'anno prossimo. Qui abbiamo una distesa di cavoli vari a vari stadi di maturazione, qualità diverse. Ecco, guardate qui questa insalata che qualche animaletto è venuto qui a mangiarmele, però bisogna mettere in conto anche questo. I finocchi li ho rincalzati 2 o 3 giorni fa. La prima rincalzatura l'ho appena fatta. Sono riuscito a salvare il cavolo nero che stava facendo la fine del cavolo cinese. Infatti le foglie interne sono belle, si stanno riprendendo. Ecco, guardate che bello. Altri cavoli. Qui ho seminato piselli. Dal momento che il mio terreno con i piselli non va d'accordo, ho fatto due tipi di semine diverse, una terriccio compost, un'altra invece
compost e sopra il terriccio. Sono esperimenti, voglio vedere cosa viene fuori e voglio capire quale dei due rende di più. Ho fatto una decina di metri. Qui abbiamo le cime di rapa, guardate, quella che vi ho fatto vedere il video, quella dovrebbe essere una patata spontanea che è venuta fuori, la lascio lì. Dicevo, queste sono le cime di rapa, queste sono le quarantine, quelle sono le sessantine e qui tra un mesetto, se va tutto bene, comincio a raccogliere qualcosa. I buchi che vedete è perché la mia tecnica sopraffina di semina a spaglio ancora deve essere rivista un po'. Qui abbiamo ancora qualcosa dell'estate scorsa, i cavoli che vedete sono quelli che avevo messo per consociazione, uno l'ho raccolto, gli altri non stanno producendo ma mi interessava poco, sarebbero da estirpare. Abbiamo ancora peperoncini, peperoni, vedete ancora, guardate che belli questi. È un clima anomalo questo di ottobre, pro e contro come tutte le cose. Il pro è che le vecchie colture estive stanno continuando a svilupparsi e anche ovviamente si rinforzano quelle invernali. Il contro è che purtroppo siamo pieni di cimici perché non arriva il freddo e queste le troviamo da tutte le parti. Altre due semine di piselli fatte in modo diverso, quindi anche qua sto studiando un po' come viene fuori la coltura dei piselli. Come dicevo, per me i piselli non vengono molto bene qui, quindi tutto quello che viene in più. Abbiamo ancora le ultime zucchine, devo pulire poi il cassone, però vi faccio vedere. Guardate che belle che sono ancora. Queste sono già da raccogliere, restano piccole ormai, però abbiamo fiori dappertutto e qualcosa riusciamo ancora a mangiare. Insalata riccia, un po' di cavoli. Qui abbiamo ancora un cassone dove ho un po' di rimasugli dell'estate. Ad esempio abbiamo ancora i fiori delle melanzane, ma ovviamente non verrà più fuori nulla. Qualche melanzana, qualche peperone. Questo è un cassone che posso recuperare. E qua ho fatto una riga di fave. Ho fatto solo mezzo chilo di semina quest'anno, abbastanza fitta. L'anno scorso ho fatto un chilo e ragazzi abbiamo ancora le fave dell'anno scorso congelate da mangiare. Ho fatto in purè perché congelate intere a noi non piacciono molto, invece col purè si scongela, si può mangiare buonissimo. Quindi queste, con un po' di fortuna, a marzo, aprile dovremmo riuscire a mangiarle. Bene, vi ho fatto un po' una panoramica del mio orto. Ho un vigore enorme per quanto riguarda i cavoli, i broccoli, verze, e secondo me è dovuto al compost che sto utilizzando, ovviamente non perché sono bravo io, ma perché la terra questa volta è molto fertile. Sono riuscito a trovare un po' una quadra su tipo di coltivazione da più adatto e se notate ho ancora la pacciamatura, quella estiva fatta in telo di juta. Questo adesso farò un video, lo vedrete prossimamente e ne parlerò, perché mi sono reso conto che i 70 euro a rotolo valgono tutti. Guardate che bello che è, bello spesso. Questo me lo porterò avanti fino all'aprile prossimo sicuramente. Malattie importanti non ne ho avute e ho solo appunto l'attacco di lumache, che per me è una cosa micidiale. Ah, ecco una curiosità, mi sono rinati i pomodori, si vede che erano caduti dei semi dai pomodori maturi sulle piante che non avevo raccolto in tempo e guardate, tra un po' vanno in fiore se continua così. Guardate che spettacolo. Non le tolgo perché mi piace da vedere come pianta, non porterà a nulla, però a me piace. Ecco, guardate l'importanza del fiore in diretta, guardate qui, guardate lì, questi dovrebbero essere bombi se non sbaglio, lì ce n'è un altro. E come si fa a togliere loro il nutrimento? Dai, andiamo verso il freddo. Questi li terrò sicuramente finché resistono. Prima di chiudere vi parlo un attimo di quello che vedete in questo cassone. Sono coste e spinaci e ovviamente i finocchi. Le coste, come mi ha consigliato un amico su Facebook, guardate queste che hanno le foglie più sottili, più strette di queste. Queste coste qui hanno un anno abbondante di vita, hanno passato l'inverno scorso, hanno passato l'estate, quindi la siccità quello che era, le ho trapiantate nel frattempo, queste erano da un'altra parte, no? Quelle invernali, si sono risviluppate e, come diceva l'amico su Facebook che ringrazio, ovviamente è una pianta pluriennale che mano a mano che va avanti offre sempre foglie meno larghe di quando era originaria appena trapiantata, ma sono buone lo stesso e quindi tenendola in un certo modo, magari raccogliendo le foglie esterne e curandola dai parassiti, si può portare avanti per più anni. E io me ne sto rendendo conto mettendo quelle nuove e quella vecchia vicino, che l'amico aveva ragione e ringrazio. Gli spinaci stanno diventando una favola, a parte una pianta che mi è morta e non capisco il perché, è pari alle altre, però la natura è così. Abbiamo qualche radicchio e i finocchi che ho rincalzato al pari degli altri. Abbiamo ancora delle coste qui, un po' di cavoli, verze che stanno soffrendo un po', hanno sofferto,
Adesso tolgo le foglie, quelle più colpite, le do alle galline, non si butta niente. Vedete dove vanno a finire le verdure che non vanno più bene? Non si butta niente. Sono sempre più convinto di aver fatto la scelta giusta con il no-dig, è molto più ordinato, più bello, più nutriente. I soldi che ho speso nel compost, che è quello laggiù, che vedete, li recupero nel giro di 2 anni per quanto riguarda il concime che non uso e la benzina che non ho utilizzato per il motocoltivatore. Tutto quello che vedete è un'esplosione di vita e io sono veramente contento quest'anno di quest'orto qui. Vengo veramente con piacere, io di solito l'inverno non riuscivo a coltivare un granché. Grazie per essere stati con me anche oggi, vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo, ma prima ve lo chiedo sempre, ma a voi non costa nulla e a me può fare la differenza. Se vi potete iscrivere al canale, lasciare un like, condividere il video, mi aiutate un po' a far crescere questa avventura. Grazie e buona giornata a tutti voi.